Oh mio Dio! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e nel video di oggi siamo tornati a parlare del mio problema con l'autobronzante e di quel periodo dell'anno dove decido di cambiare etnia e carnagione ogni giorno che passa. Nel momento adesso sono caucasico, ossia europeo come possiamo dire. Ieri però ero letteralmente del... non Nord Africa, ma possiamo dire California. E qua abbiamo un esempio, letteralmente marron. Stamattina mi sono svegliato e mi sono detto: no, voglio cambiare etnia un'altra volta. Togliamoci tanto l'autobronzante. Se non lo sapete, è proprio una delle mie passioni più grandi. Sono ispirato molto dalle Kardashian, che è ovviamente palesemente una fonte di ispirazione molto molto interessante. C'è chi si ispira a Rita Levon Montalcini o ad Albert Einstein. Io mi ispiro a Kim Kardashian. È letteralmente la mia fonte di ispirazione giornaliera per qualsiasi roba. Ogni giorno mi sveglio e dico: cosa farebbe Kim Kardashian? Ed è così che sono arrivato ad essere la persona che sono oggi. E quindi grazie Kim, se stai guardando questo video ti voglio mandare un bacio. Ma questo non è il punto, perché stamattina mi sono svegliato e mi sono detto: è l'occasione giusta per fare skincare a manetta, curiamo questa situazione. Dobbiamo dimostrare a tutti quanti che siamo Ariana Grande e abbiamo 16 anni. E quindi ho fatto delle maschere, ho fatto dei peeling, ho fatto delle robe. E poi mi è venuto in mente che in realtà io, in un raptus, in un momento di crollo di Metal Breakdown, qualche giorno fa ho fatto un ordine da Amazon e ho comprato dei prodotti che avevo visto su TikTok. E oggi ho deciso di provarli. Sono ben due maschere che sono diventate virali su TikTok. E tutti quanti mesi fa ne parlavano e mi taggavano in questi TikTok e mi dicevano: Gianmarco, devi provarle, devi farci vedere cosa ne pensi, è una balla. Onestamente, guardo questi TikTok, io ora sono rimasto scioccato. Ma allo stesso tempo sono abbastanza convinto che sia una grandissima cacata. Ufficialmente cacata, perché non è possibile che ti metti una maschera del genere in stick e poi ti tira via anche l'ira di Dio. Ma da dove viene fuori quella faccenda? Non esistono punti neri grandi come dei gattini che ti escono dalla faccia. Ma siccome io sono come San qualcuno, non mi ricordo chi era sto santo, ho bisogno di vedere, ho bisogno di provare e soprattutto me l'avete chiesto, ho deciso di comprarle. E mentre sono andato su Amazon a comprare la famosa Green Mask, mi sono accorto che c'è anche la versione Mask Stick Eggplant, ossia la melanzana. Io ne ho provate di robe al mondo, mi sono messo in faccia di tutto, ma la melanzana ancora no. La melanzana mi mancava e quindi oggi voglio provare pure questa. Faremo metà con la melanzana, metà con il tè verde. Entrambi promettono gli stessi identici risultati, nonostante gli ingredienti siano molto diversi. E vi dirò di più, quella la melanzana ha gli ingredienti più belli. Ma ve lo spiego subito la situa, perché promette di togliere la pelle morta e di pulire i pori dallo sporco, lasciando la pelle con un effetto rinfrescato. Contiene tè verde e altri ingredienti naturali che bilanciano la secrezione di olio di sebo, ti riidratano tutto quanto. Ti consigliano anche roba assurda, ti aggiungerà altri ingredienti. Cioè ti dicono: metti la niacinamide, che sapete che è un ingrediente che mi piace molto perché è perfetto per antirughe, acne, pelle secca, pelle morta, è perfetto per tutto. Aggiungi la niacinamide così diventa meglio. Ma non me la puoi mettere tu, signor Elamei? Comunque loro te la decantano in questa maniera, ti fanno vedere questi TikTok che ne avranno veduti un miliardo. E poi giri da questa parte e ti rendi conto che in realtà dentro sto coso non c'è assolutamente niente. C'è argilla con un po' di tè, estratto del tè, che non si sa neanche che roba sia. Cos'è? Un po' di olio, vabbè. Mentre la versione alla melanzana ha la stessa identica funzione. Forse te la vendono un po' più come idratante, però sempre effetto tipo che ti tira fuori anche l'ira di Dio. Però poi gli ingredienti sono effettivamente interessanti, perché abbiamo valioli, abbiamo un po' di avocado, abbiamo l'uva, abbiamo effettivamente la melanzana, c'è anche la portulaca, che non so cosa sia, ma che è uno degli ingredienti più presenti. E poi witch hazel, che non mi ricordo come si chiama in italiano, olio di mandorla, non lo so. Tra l'altro le recensioni sono quelle che più mi sono piaciute, perché abbiamo qua una che dice: il marketing ha fatto il prodotto. Se anche voi siete finiti su questo prodotto perché l'avete visto su Instagram, lasciate stare, perché è una cacata. Benissimo, ma è un bluff, non serve a niente, non serve a molto, sconsigliato, non vi schiaccia via i punti neri, non vi fate fregare dei video. Letteralmente non credete a niente di tutto questo video qua, proprio l'hanno tartassato questo prodotto. Comunque chi se ne frega, bando alle ciance, ce le bande, proviamola. In viso non ho niente, quindi proprio test free, vediamo cosa ne salta fuori. Allora vi posso dire senza alcun problema che il packaging è proprio da 4 soldi.
No raga, vi giuro è mollacciosissimo. Sembra un buvo. È un buvo. Voglio vedere l'altro perché penso che faccia schifo uguale. No, questo qua è più solido. E l'odore sa di crema solare da 4 soldi. Proprio quelle che trovi nei negozi scrausi che ce l'hanno lì da 7 mesi. Vabbè, applichiamo. Allora, la sensazione è abbastanza fresca effettivamente. E essendo argilla mi sorprende che riescano a tenerla così. Come posso dire raga? Cioè è mollacciosa. L'argilla tende a seccarsi quando poi arriva l'aria aperta. E non era proprio tanto sigillato. Comunque vabbè, applichiamo sto robo. C'è scritto di applicarlo in questa maniera e poi di lasciarlo in posa per quanto tempo? 10-15 minuti. Quindi lo applichiamo così e lo teniamo in posa per 10-15 minuti. Poi dopodiché abbiamo la versione alla... A parte il fatto che sembra una mousse, io voglio vomitare. Ma che schifo. A parte che è gelata, perché è così fredda? Ma che freddo. Poi è tutta sbrodolosa. Si scioglie tantissimo questa. Ecco, ha la consistenza del gelato sciolto. E vi assicuro, non è proprio non è proprio bella come sensazione. Cioè non mi dà belle vibes. Anzi, cioè è proprio tanto sbrodolona. Quella là è molto più densa. Questa qua è come se fosse proprio una cremona. È come se avessero messo una crema in uno stick. Cioè questa è la consistenza che ha qua. Tra l'altro ci sono vari grumetti di roba. Non mi dà per niente una bella sensazione. Mentre di qua, questa qua tende a essere più secca. Questa qua secondo me sarà più idratante a sto punto. Secondo me farà veramente quella roba che c'era nei TikTok. Perché se riesce ad asportarmi tutti quanti i punti neri, anche quelli che non ho, e che tra l'altro hanno la grandezza di gattini, io gli scriverò un'email, gli dirò grazie. Ma fino adesso io ci credo gran poco a ste robe. Adesso lo teniamo in posa per un quarto d'ora, 10 minuti, e vediamo cosa ne salta fuori. Fate le vostre valutazioni giù nei commenti. Io vado a lavarmi le mani perché mi andavo a vomitare. Oh mio Dio, che cacata, che letteralmente che gran cacatona raga. Cioè ho voluto fare i miei vari ragionamenti, ho tenuto in posa questa cacchia di maschera per un quarto d'ora, a parte che sta qua non si è mai seccata, quest'altra qua ma sì. Però continuo a guardare questi video e mi continuano a dire: ma cos'è che hanno fatto per dare quell'effetto spurghi pozzi neri che non si capisce? E poi lì mi è venuto in mente, io anni fa avevo fatto un video dove facevo una maschera con questi semi qua, sono semi giapponesi di alga, tu li metti nell'acqua, si reidrata, diventa una sorta di pappina. E io mentre vedevo quei video e vedevo quelle cose strane che avevo nella pelle, mi sono detto: per me hanno usato questi, perché sicuramente quelle aziende che poi hanno sviluppato queste maschere si occupano anche di questi prodotti qua. E quindi si sono detti: perché non li mettiamo qua e fanno l'effetto punti neri? Raga, è questa palesemente. E onestamente mi è da ridere a pensare che questi qua sono diventati tutta questa strategia di marketing per vendere. E ce l'hanno fatta, perché il prodotto è diventato virale, milioni di visual ovunque per sta roba qui. Letteralmente una balla, una truffa pubblicità ingannevole. E cioè ve lo faccio vedere, sembrano punti neri, perché a vederli così tu dici: cacchio, sono punti neri. No raga, sono semi di alga. Vabbè, dopo che vi ho fatto la dimostrazione di quanto fosse una farsa, vado a tirarmela via e vi dico le mie opinioni effettive. No raga, sono sotto shock. Qua dove c'era la maschera alla melanzana, ma sembra che ho una patina, non viene via, letteralmente è bianca, colla. Qua è colla. Allora vi posso dire senza alcun problema che questo penso che sia uno dei prodotti più schifosi, più inutili, più fatti male che abbia mai provato in vita mia. Probabilmente è il peggiore del mio canale. Non ho mai provato una porcheria del genere raga. Ma peggio di quello verde, che alla fine vabbè era argilla così e ci può anche stare. Ma sta porcheria, la melanzana nel bidone va direttamente. Praticamente mentre mi sto risciacquando il viso, di solito l'argilla viene via con l'acqua e basta, mi tiro su, mi guardo allo specchio, bam, una patina bianca di colla. Si era tutto quanto raggrumato in alcune parti del viso e mi sembrava proprio di avere letteralmente tipo del fondotinta improvvisamente nella faccia. Cosa che onestamente, se da una parte non è successo niente, da quell'altra c'è, vuol dire che la colpa è del prodotto. E non mi era mai capitato di dover togliere una maschera con del sapone, ho dovuto usare del detergente viso. Ma che porcheria, questa roba ritorna immediatamente ad Amazon e voglio il rimborso. Non mi è mai capitato di chiedere il rimborso per prodotti del genere che alla fine non costa niente. Ma questa è una porcheria, questa è una schifezza raga, non compratela assolutamente, non credete a questi prodotti, sono caduti i semi per terra.
Dopo aver fatto questa cosa, quindi io vi dico che il video può finire anche qua. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, perché esce un nuovo video martedì 15, sabato 13, tranne il 28 giovedì, ma questo non sa mai nessuno. Vi mando un bacione grande grande e al prossimo video. Ciao!